Questa è l'Assemblea dei Sindaci, la sede istituzionale più importante, del territorio provinciale. Questa riunione serve, uno, a ricapitolare in una sede istituzionale lo stato dell'arte, quello che è successo, due, anche a cercare di capire cosa bisogna fare perché un bene prezioso come l'acqua sia erogato in condizioni di assoluta sicurezza, ma soprattutto serve anche per dare messaggi certi, puntuali e tranquillizzanti, se devono essere tranquillizzanti per la popolazione. Io penso che i cittadini vogliono bere un'acqua pulita, vogliono che il loro bene acqua, perché è un bene loro, venga erogato in condizioni di assoluta sicurezza, ma vogliono anche dai rappresentanti istituzionali in particolare una certezza nelle procedure e vogliono essere tranquillizzati sul fatto che chi sta ad amministrare, diciamo, amministri in modo da renderli tranquilli e sicuri, perché spesso anche i messaggi che partono da chi riveste ruoli istituzionali è sbagliato e crea ulteriore confusione. Oggi è il momento della sintesi, dell'unità e soprattutto di far tornare all'attenzione del territorio provinciale, diciamo, una caratteristica nostra, che è quella della tutela del nostro meraviglioso ambiente e territorio, che è partita da tanti anni. La provincia è stata il paladino, diciamo, delle lotte contro il terzo traforo, non perché siamo contro la modernità, ma perché quella era una ferita irreparabile per il territorio. Quello che è successo, che ci deve tenere comunque tranquilli, perché l'acqua, la potabilità dell'acqua non è stata mai, diciamo, messa in discussione, però, insomma, dobbiamo essere ancora più sicuri rispetto al passato. Forse abbiamo perso del tempo in questi anni, proprio perché non c'era una situazione di emergenza, ad intervenire e completare quello che bisognava fare già dal 2003-2004. Presidente, potranno essere applicate delle nuove tecnologie per analizzare meglio l'acqua che noi beviamo? Sì, abbiamo fatto già questo approfondimento, i nostri tecnici si sono incontrati con i tecnici del laboratorio che hanno già acquistato un nuovo macchinario che è in grado di fare analisi in continuo, in maniera molto sofisticata e estremamente rapida, di tutte le sostanze o di una parte molto rilevante delle sostanze che possono eventualmente contaminare l'acqua. Stiamo definendo insieme all'altro soggetto gestore del Lato Aquilano l'acquisto di un macchinario di questo genere. Ecco. Cos'altro e soprattutto che novità stanno emergendo dopo quello che è accaduto a maggio alla nostra acqua, che per alcune ore, diciamo, è stata resa non potabile? Quello che è accaduto, oramai credo che sia inutile ripeterlo perché mi sembra oramai storia. Voi volete un'assunzione di responsabilità da parte della ASL? Ma io penso che siano i fatti a parlare, io non voglio nessuna assunzione di responsabilità, i fatti e i documenti parlano da soli, non credo ci sia altro da dire. Che non è un problema di Teramo o dell'Abruzzo, ma è un problema nazionale questo. Nel frattempo, cioè nel periodo che intercorre da adesso a quando metteremo in soluzione definitiva il problema, abbiamo predisposto nel tavolo una serie di misure che oggi discuteremo qui anche con i sindaci per accentuare in un modo molto forte e sostanziale il sistema dei controlli. Quali potrebbero essere queste misure? Alcune di quelle che avete Intanto pensato? il sistema dei controlli è accentuato nel laboratorio, visto che il laboratorio a sue spese ha predisposto l'acquisto di un secondo spettrometro di massa e ha individuato 4-5 luoghi in cui farà tutte le accertamenti necessarie. Ma dopo i due ATO debbono acquistare due strumenti, secondo le moderne tecnologie che sono due strumenti che individuano immediatamente, in tempo reale, qualunque possibile interferenza di carattere o chimica o biologica. In più abbiamo stabilito che faremo, stiamo scrivendo noi con l'ARTA un protocollo che obbliga sia il laboratorio e sia l'autostrada non a informarci se fai dei lavori, ma a chiedere preventivamente a noi, quando dico noi dico ovviamente l'ARTA e le ASL, no? Preventivamente e per tempo a noi che deve fare quel certo tipo di attività e insieme a noi discute
questa attività se è compatibile col fatto che lì c'è un acquifero. Queste sono le proposte che abbiamo fatto. Adesso naturalmente a queste proposte aggiungo un'altra considerazione, che è l'informazione. Noi non dobbiamo creare nessun allarmismo, che sarebbe sbagliato, ma neanche provare a, come dire, sottovalutare i problemi o piuttosto a nasconderli. I cittadini debbono essere correttamente informati del problema che c'è, delle dimensioni che ha. Per fortuna per il momento non c'è stato mai nessun problema di contaminazione delle acque, perché le hanno rese non potabili, però certamente gli episodi che sono successi ci dimostrano che il sistema non è totalmente al sicuro. E quindi tutto quello che stiamo facendo, che faremo via via nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, tramite voi anche o in assemblee dirette come quella che stiamo facendo, informeremo correttamente i cittadini.